Bentornati o benvenuti, signore e signori, in questo mio nuovo terzo video del canale che è dedicato alla street photography. Attraverso i prossimi video ho intenzione di portarvi in mondi strani e voglio presentarvi delle sfide che ci faranno sudare tutti, me per primo, ma che alla fine ci daranno una soddisfazione esagerata e di questo ne sono sicuro. Perciò se siete pronti anche voi a mettervi alla prova, iscrivetevi subito al canale e prepariamoci insieme ad affrontare queste sfide. La strada sarà lunga, però alla fine ne usciremo tutti quanti più forti e sicuramente più preparati. Prima di tutto però vi chiedo di mettere like al video, iscrivervi al canale e accendere la campanella e commentare qua sotto subito e senza esitazione con "sono schiavo delle apparenze". E vi prometto poi che ad aprile vi svelerò il significato di tutti quanti questi miei commenti bizzarri. Affrontiamo però adesso un argomento molto difficile che a molti farà storcere il naso, ad altri li farà incazzare e ad altri ancora li farà proprio imbufalire. Perché stasera voglio parlarvi dell'inganno dei like. Accade spesso che gli esseri umani inventino qualcosa con le migliori intenzioni, ma poi scoprono che qualcosa non va. L'inventore dell'ormai famosissimo mi piace su Facebook, che ormai è diventato il pollice alzato su tutti quanti gli altri social, era un ingegnere al soldo di Mark Zuckerberg e si chiama Justin Rosenstein. Oggi lui è un pentito. Sì, perché Al Guardian ha ammesso che lo aveva inventato soltanto per diffondere positività tra le persone e non avrebbe mai immaginato che sarebbe diventato nel tempo come una vera e propria moneta di scambio per decretare il reale valore della gente. Nel 2007 un click in più o in meno non faceva la differenza, forse. In realtà l'ha fatta, perché oggi è proprio la quantità di like insieme alla quantità di follower a decretare se sei nessuno oppure se sei un influencer. Oggi ne stiamo già pagando le conseguenze e domani potrebbe portarci dritto alla distopia, cioè quella realtà distorta che nessuno di noi, e ci giurerei, vorrebbe né vivere né tantomeno toccare con mano. C'è un libro molto bello che non c'entra niente con la fotografia e si intitola From Zero to One. Questo libro è di Peter Thiel, il cofondatore di PayPal. Esplora il concetto della inutilità dei voti e di come questi non siano un buon indicatore di successo per un'idea o un'impresa, proprio come i like. I voti e i like, infatti, non sono un buon indicatore del successo perché non tengono conto delle sfide che un'idea o un'impresa deve affrontare prima di venire alla luce. Perché le valutazioni sono in realtà influenzate da decine e decine di fattori esterni, come può essere l'emotività, la concorrenza e le aspettative. E quindi, per favore, smettiamola di farci prendere per il culo, perché le valutazioni del successo devono basarsi soltanto sulle prestazioni effettive e sulla capacità di creare un valore che duri nel tempo. Diciamocelo pure che tutto il sistema educativo ad essere sbagliato, un sistema che spesso premia la memorizzazione e l'imitazione, piuttosto che l'innovazione e la creatività. Io non posso fare niente per cambiare questo sistema, e lo so, ma posso quantomeno provare a farvi riflettere sulla possibilità di cambiare il modo in cui valutiamo la fotografia, incoraggiandovi perciò a pensare in un modo diverso e a creare delle nuove idee. Non me ne vogliono i guru e tutti quelli che predicano masterclass o workshop, ma la valutazione della street photography dovrebbe essere più orientata verso il futuro e un po' meno verso il passato. Invece di valutare soltanto quello che i fotografi di strada sanno, dovremmo imparare a valutarli per il loro potenziale e la loro capacità di creare qualcosa di nuovo, alimentando questo potenziale ed è proprio quello che io vorrei fare in questo canale. L'importanza del piacere nell'arte è un argomento che è stato molto dibattuto tra critici, artisti e anche semplici appassionati. Da un lato ci sono quelli che sostengono che l'arte debba essere sempre fatta per piacere agli altri, perché è un modo per connettersi con il mondo e per raggiungere una platea più ampia. Dall'altro lato invece c'è chi sostiene che l'arte deve essere fedele soltanto a se stessa e che l'artista deve esprimere se stesso senza preoccuparsi di piacere agli altri. In realtà entrambi questi aspetti sono importanti e non esiste una risposta definitiva, ma l'arte è e rimane una forma di espressione personale e l'artista deve essere sempre fedele a se stesso e alla sua visione artistica del mondo, trovando però ovviamente il giusto equilibrio tra questi due aspetti. L'essere umano ha un bisogno innato di esprimersi in modo autentico e naturale, ma questo non è sempre facile, lo so benissimo, perché la paura del giudizio degli altri e la tendenza a voler piacere a tutti i costi possono influire sul modo in cui ci presentiamo nel mondo, compreso il modo in cui scattiamo le nostre fotografie.
Per diventare veramente autentici e liberi di esprimerci, è necessario guardare dentro di noi e scoprire quello che realmente ci appartiene. Questo richiede un viaggio introspettivo che ci permetta proprio di capire quello che realmente ci interessa e ci ispira e di liberarci anche da tutto quello che ci trattiene e che invece ci spinge a sembrare tutti quanti uguali. E soltanto dopo che abbiamo fatto questo lavoro su noi stessi potremo iniziare a sviluppare la nostra tecnica fotografica e trovare il nostro coraggio per mostrarci quello che siamo veramente e non più soltanto quello che vorremmo essere. Ora, la fotografia è un'arte, l'abbiamo già detto, ed è un'arte che ha l'obiettivo di catturare il momento e di trasmetterlo a chi guarda la nostra immagine. Ma non è sufficiente però soltanto avere una buona tecnica di ripresa per farsi comprendere da tutti. Perché la nostra comunicazione richiede da una parte sì una buona trasmissione del nostro messaggio, ma dall'altra richiede anche una buona ricezione di questo messaggio. Per quanto riguarda la nostra trasmissione, dobbiamo sempre stare attenti ai dettagli per catturare al meglio il momento che vogliamo raccontare. E se riusciamo a trasmettere in modo coerente e autentico la nostra visione del mondo, abbiamo già fatto più della metà del nostro lavoro. Ma per quanto riguarda la ricezione, qui è tutto un altro discorso, perché questa ricezione dipende anche dalla disponibilità del pubblico di comprendere il messaggio che gli vogliamo trasmettere. Questa capacità di ricezione dipende anche dalla capacità dell'osservatore di immedesimarsi nella visione del mondo del fotografo e anche dalla sua voglia di farlo. Quindi non è detto che tutti quanti comprenderanno il messaggio che gli vogliamo trasmettere attraverso le fotografie. Con questo non voglio dire ovviamente che è inutile sforzarsi di trasmettere in modo coerente e autentico. Al contrario, è importante continuare a impegnarci sempre per affinare di più la nostra tecnica fotografica e la capacità di trasmettere il nostro punto di vista. Perché anche se non tutti quanti comprenderanno quello che vogliamo dire, ci sarà sempre qualcuno che è in grado di farlo ed è proprio a lui che ci dobbiamo rivolgere e quello sarà anche il nostro più grande successo. In un mondo come questo, dove l'attenzione è sempre più distribuita e la concorrenza per farsi notare aumenta, molti cercano di ottenere il massimo gradimento possibile. E questo porta spesso a una ricerca ossessiva del consenso, dove si sacrifica la propria unicità e autenticità soltanto per ottenere più like o maggiori apprezzamenti. E io ne vedo tanti di street photographer che inseguono l'ultimo preset alla moda per ottenere più like. Ma questa ricerca ossessiva del gradimento però non è soltanto svilente, vi assicuro che è anche inutile, perché la gente è alla ricerca di qualcosa di vero e di autentico. Quello che davvero fa la differenza è il messaggio che si vuole trasmettere, e questo messaggio deve essere unico e deve avere un valore per chi guarda le nostre fotografie. Un messaggio di valore può ispirare, motivare e fare riflettere le persone e ci distingue anche dalla massa e ci fa emergere nella nostra nicchia. La gente è sempre alla ricerca di qualcuno che li possa ispirare e questo è molto più importante del gradimento. È assolutamente molto, molto, molto più importante dei like. Ora, se giudichi un pesce dalla sua capacità di arrampicarsi sugli alberi, esso passerà tutta quanta la vita a sentirsi uno stupido. Questo rappresenta un concetto molto importante sulla vita e sulla personalità umana. La nostra unicità e la nostra diversità sono dei valori che devono essere celebrati e non sono un motivo di vergogna oppure di insuccesso. Spesso la società ci dice che ci dobbiamo conformare a determinati standard per essere considerati normali oppure adeguati. Ma è l'essere autentici e unici che è il segreto per una vita appagante, fosse anche soltanto per il nostro hobby. È importante anche ricordare che la nostra diversità, la nostra unicità sono i nostri punti di forza e ci rendono assolutamente speciali. Invece di seguire le aspettative degli altri, dobbiamo avere il coraggio di seguire i nostri sogni, le nostre passioni e assecondare la nostra unicità. La vita è assolutamente troppo breve per preoccuparci di quello che gli altri pensano di noi e quindi prendiamo la nostra macchina fotografica e seguiamo la nostra vera natura, perché siamo tutti quanti diversi e questo è un dono, non è una maledizione. Essere se stessi è la sfida più grande della vita moderna. In un mondo che è sempre più connesso ed è sempre più globalizzato, la pressione sociale per conformarsi agli standard di bellezza, di successo o di felicità aumenta ogni giorno. Infatti siamo bombardati da messaggi che ci dicono quello che dovremmo fare, come dovremmo pensare, come dovremmo apparire, quanti post pubblicare e a che ora farlo, tutorial su
tutorial per crescere su Instagram oppure per crescere su TikTok. E in un mondo così è assolutamente facile sentirsi sopraffatti da queste aspettative e dimenticare chi siamo veramente. Ma essere se stessi è la chiave per una vita felice e soddisfacente, vi assicuro, anche per scattare foto più interessanti. Ma non è facile essere sempre se stessi, e questo lo so benissimo, perché ne so qualcosa anch'io. Perché troppe volte ci sentiamo intrappolati nei ruoli che la società ci assegna e ci preoccupiamo sempre di quello che gli altri penseranno di noi se non seguiamo le loro aspettative. Questi sono pensieri limitanti e ci impediscono di esplorare i nostri veri interessi e di assecondare i nostri talenti. Diamo perciò il giusto peso ai social media, per dirindina. Possono sì essere una buona fonte di ispirazione, ma spesso sono anche una fonte di confronto e di insicurezza. Perciò chiediamoci prima che cosa è veramente importante per noi. Espandiamo i nostri orizzonti, sperimentiamo cose nuove fuori da quelli che i grandi motivatori chiamano zona di comfort. Soltanto questo ci aiuterà a scoprire i nostri veri interessi e i nostri talenti. Circondiamoci poi anche di persone assolutamente positive che ci supportano e ci incoraggiano ad essere sempre noi stessi, perché questo ci aiuterà a sentirci più sicuri e ci permetterà anche di esprimerci in maniera libera. Ricordiamoci però che essere se stessi non significa ignorare le opinioni degli altri oppure essere assolutamente egoisti. Significa in realtà trovare un equilibrio tra il rispetto per se stessi e il rispetto per gli altri. Significa però anche avere la forza di essere autentici e di essere veri, anche se questo significa andare contro tutto quello che pensano gli altri. Ma ricordati soprattutto che gli algoritmi di Instagram siamo noi ad educarli. Diffidiamo perciò da chi chiede il nostro like ma non lo ricambia. Evitiamo tutti quanti quei sedicenti influencer che vogliono essere seguiti ma che non ci seguono a loro volta per non rovinare la proporzione tra follower e following. Basta nascondere la testa sotto la sabbia, perché dire a qualcuno che è bravo non è screditare se stessi. Seguire qualcuno, mettere un like e fare un commento pubblico sotto un post non vuol dire che quel qualcuno è più bravo di noi. È un apprezzamento ed è doveroso. Dobbiamo imparare ad esigerlo. Non preoccupatevi di non piacere a tutti quanti per forza. Non serve per essere felici e soddisfatti di quello che facciamo. La vera importanza sta nella coerenza del messaggio che vogliamo comunicare e nella capacità di farci comprendere da chi condivide i nostri stessi valori e i nostri stessi interessi. Non è possibile piacere a tutti, e cercare di farlo significherebbe diluire il nostro messaggio e rischiare anche di non essere compresi da nessuno, quando invece è importante concentrarci sulla coerenza del messaggio che vogliamo comunicare e sul farci comprendere da chi è realmente interessato a quello che noi vogliamo dire. Il numero di like o di mi piace che una foto riceve sui social non è l'unico fattore che conta. In fotografia quello che conta davvero è la capacità della foto di raccontare una storia, di comunicare un'emozione oppure esprimere un'idea. Una foto così avrà un impatto molto più importante sul pubblico rispetto a una foto che ha soltanto un gran numero di like. Grazie, scusatemi per lo sfogo, ci vediamo la prossima settimana e iniziamo con le sfide. Ciao!